Ciao, sono Marco Doria, il formatore più scorretto della rete. In questa serie ti insegnerò a fare soldi senza sapere nulla di marketing. Se sei anche tu stanco dei soliti faccioni dei formatori noiosi in giacca e cravatta che ti spiegano cosa fare, iscriviti al mio canale e segui i miei video. Oggi ti insegnerò a fare soldi con la nicchia più ebetocefala del web, il target con al suo interno più analfabeti funzionali dell'universo, roba che le protoscimmie di fianco sono dei professori di Oxford. Signori, sto parlando di loro, i tifosi di calcio. Il tifoso di calcio non ha una vita normale, ma una vita in funzione del calendario calcistico. Lui riconosce come propri simili soltanto i tifosi della propria squadra e come nemici i tifosi delle squadre avversarie. Tutto il resto permane nell'invisibilità assoluta. Tra di loro sono molto soliti comunicare con versi di cui non si capisce la provenienza e non se ne capisce il significato. Il vero tifoso di calcio utilizza la famiglia soltanto come copertura per sopravvivere nei periodi di assenza delle partite di calcio, ma soprattutto per farsi portare cibi e bevande quando assume la classica posizione del tifoso spiaggiato. Ricordati sempre che per fare soldi online devi partire da un desiderio di mercato e mai da un prodotto. Quindi andiamo a scoprire quali sono i desideri che accomunano questa nicchia di mercato. Io capisco di calcio come uno scroto capisce di musica classica. Quindi per aiutarmi andrò a fare un giro sui social. Come possiamo vedere, il tifoso di calcio ama vestirsi dei colori della propria squadra e unirsi al proprio gregge di pecore per intonare questi versi che loro chiamano urla da stadio, corri da stadio. Facendo un giro sui social mi accorgo anche che il vero tifoso di calcio è polemico. Gli piace polemizzare, gli piace dire la sua, gli piace farsi sentire. Il tifoso di calcio adora urlare. Soprattutto quando intona i cori da stadio. Quindi possiamo dire, ragazzi, che il vero tifoso da stadio ama farsi sentire. Per elaborare una soluzione a questo desiderio di mercato, fortunatamente, ragazzi, non dovremo scervellarci troppo, visti i pochi neuroni funzionanti del nostro target. Quindi ci basterà cercare un prodotto che permetta al nostro target di fare più rumore quando tifa. Cose per fare più rumore, ragazzi, ci sono. Andiamo sul nostro buon vecchio Amazon e cerchiamo un megafono da stadio. Perfetto, eccolo qui, mini megafono 10 watt, altoparlante sirena, volume regolabile, prezzo 13,48 euro. Ora, per fare tutto questo noi dobbiamo comprare questo prodotto al prezzo più basso possibile e rivenderlo al prezzo più alto possibile per fare il margine. Ora ti insegnerò la famosissima legge del pricing. Attenzione che è molto complicato come calcolo, quindi prenditi un attimino di tempo per rinfrescare la mente e ragionare a mente lucida. Allora, prendi il prezzo di listino e moltiplicalo per 3. Dividi praticamente il prezzo in 3 parti uguali. Un prezzo, una parte, sarà la parte che tu investi per comprare il prodotto. Una parte sarà il massimo budget consentito per le tue spese pubblicitarie, quindi fare la pubblicità su Facebook, per esempio, e la terza parte uguale sarà il tuo profitto. Ecco svelato la mitica legge del pricing. Ora, per differenziare il prodotto dagli altri, dovremo andare a fare un importante restyling di marketing. Quindi prenderemo il prodotto e gli metteremo un nuovo abito. Il naming è la parte più importante. Quindi, per attirare l'attenzione del gibbone da stadio, dobbiamo concentrarci su un nome che riecheggia nella sua mente la stessa sensazione di Rocco quando vede una teen mora con gli occhiali. Mi andrebbe di continuare a bere a casa mia. La parola d'ordine in questo caso, ragazzi, è la parola gol. Possiamo fare però una furbata aggiuntiva. Utilizziamo un nome già in uso in dei prodotti gommosi, delle caramelle gommose, già presenti da anni, che tutti si ricorderanno, le Goleador. Quindi il nostro megafono si chiamerà Goleador, un nome che nella mente del nostro target è un nome che rimane ben impresso e che fa aprire gli occhi alle persone giuste, alle persone che noi vogliamo colpire.
Studiamo ora il payoff. Il payoff è la parte che accompagna il naming del brand, ovvero la parte che ti spiega la filosofia del marchio in poche parole. Il tifoso autentico odia quelli che tifano in maniera occasionale, odia l'occasionale. Il vero tifoso tifa sempre e tifa ovunque, quindi utilizzeremo questo per accompagnare il nostro naming. Mi raccomando, nel payoff cerca di inserire sempre degli assolutismi che funzionano benissimo. Megafono goleador. Tifa la tua squadra ovunque. Andiamo quindi adesso su Canva e creiamo un'immagine per accompagnare il prodotto. Canva è uno strumento che puoi utilizzare in maniera gratuita sul sito www.canva.com. Non ci guadagno niente. Noi che siamo amanti della merda digitale, creeremo un'immagine talmente brutta e talmente schifosa che venderà tantissimo. Ragazzi, è così, fidatevi di me. Per finire, tocco di classe, andiamo ad aggiungere una parola che fa rizzare le antenne al nostro target. Vi ricordate quando abbiamo vinto i mondiali? Ora siamo pronti a creare il video per vendere il nostro prodotto. Partiamo dall'headline, la parte più importante di un testo copywriting. L'headline equivale alla parola titolo in italiano. È qui che il nostro lettore sceglierà se proseguire con la lettura o meno. Utilizziamo questa headline. Vuoi aumentare di 10 volte il tifo per la tua squadra del cuore? Acquista subito il megafono goleador e tifa la tua squadra ovunque. Ora è il momento di dare qualche caratteristica tecnica. Le caratteristiche tecniche creano autenticità. Puoi usare in questo caso anche parole a caso, tanto avrà voglia di verificare il nostro target come io ho voglia di mettere i testicoli nel tostapane. Quindi io ho preso le istruzioni di una bilancia digitale e andremo a inserire proprio queste. Grazie al sistema di misurazione BIA, una corrente impercettibile sarà in grado di aumentare il tono del tuo tifo fino a 914 metri. Ora diamo qualche garanzia. La garanzia è importante perché il nostro spettatore avrà più fiducia nel fare un acquisto. Goleador è sicuro, grazie al suo impianto in doppio strato ABS e al sistema elettronico in doppia A con bordatura in gomma per evitare qualsiasi dispersione. È consigliabile, dove possibile, utilizzare anche qualche testimonial. La call to action è un elemento di copy che serve a dare urgenza di acquisto. Andiamo quindi a mettere un po' di pressione al nostro target. Cosa aspetti? Se acquisti ora a Goleador, potrai riceverlo direttamente a casa all'incredibile prezzo di 39 euro al posto di 72. Ripeto, soltanto 39 euro, ma solo se acquisti subito, fino a esaurimento scorte. Il bonus serve per distogliere l'attenzione dal prezzo e per non cercare di fare il paragone tra un elemento e un altro. Quindi aggiungiamo un bonus che è molto allettante per il nostro target. Cos'è che fa un tifoso di calcio quando non sta guardando una partita di pallone? Te lo dico io, va alla SNAI. Il sogno di diventare ricchi di colpo fa gola a molte persone. E tu, che sei un marketer scorretto e stai imparando dal re dei marketer scorretti, puoi monetizzarci sopra qualche bel soldino. Ti basterà quindi creare un ebook dove andrai a dare la speranza al nostro target di diventare ricchi di colpo semplicemente compilando una schedina alla SNAI. Non ti preoccupare del contenuto, inventati una tecnica a caso, tanto nessuno potrà mai vincere niente. È la dura verità dei giochi a premi. Per la base musicale scegliamo un pezzo semplice, stupido e ripetitivo. Ecco il risultato finale. Vuoi aumentare di 10 volte il tifo della tua squadra del cuore? Acquista subito il megafono Goleador e tifa la tua squadra ovunque. Grazie al sistema di misurazione BIA, una corrente impercettibile sarà in grado di aumentare il tono del tuo tifo fino a 914 metri. Stupisci i tuoi amici con la tua potenza di tifo. Goleador è sicuro grazie al suo impianto in doppio strato ABS e al sistema elettronico in doppia A con bordatura in gomma per evitare qualsiasi dispersione. Cosa aspetti? Se acquisti ora a Goleador, potrai riceverlo direttamente a casa all'incredibile prezzo di 39 euro al posto di 72. Ripeto, soltanto 39 euro, ma solo se acquisti subito fino a esaurimento scorte. Attenzione, solo per oggi avrai in omaggio la guida alla SNAI con successo. Dal valore commerciale di 28 euro, questo è l'ebook che ti spiegherà come giocare una schedina perfetta. Non essere come il tifoso occasionale. Acquista ora Goleador, così tutti potranno sentire. Ora non ti resta che creare il tuo sito web per vendere il tuo nuovo prodotto.
Non dimenticarti di creare anche una pagina Facebook o Instagram per sponsorizzare il video promozionale. Ora che hai imparato a fare soldi con i tifosi di calcio, io posso andare a crogiolarmi con altra merda digitale che devo produrre. Se il video ti è piaciuto, metti like, lasciami un commento, ma soprattutto suggeriscimi il tema del prossimo video. Il professore di marketing più scorretto della rete vi assolve. Monetizzate in pace.